Good morning Genova, buongiorno. Mi hanno voluto dire due o tre cose, ma ad esempio, voi le avete trovate le mascherine nelle farmacie? No, perché mi dicono invece, per esempio, che in Toscana ne hanno addirittura consegnate e a una persona che andava per prenderle per tutta la famiglia di quattro persone, 120 per tutto il mese di maggio. Ecco, invece so che in molte farmacie del centro di Genova non è stato possibile trovarle, ma così anche a Savona, anche alla Spezia. E allora forse, bah, chissà, forse guardare al di là del confine del fiume Magra poteva essere una buona idea. E mi hanno detto anche un'altra cosa, che sta cominciando a diventare un problema. Ma voi la coda come la fate fuori dai negozi? Perché c'è il sole, che bello, sta venendo caldo, sta venendo una prima estate. E ma come si fa a fare delle ore di coda o anche delle mezz'ore di coda sotto il sole? A parte il distanziamento, a parte tutto il resto, il disagio magari non c'è dentro il grande magazzino, dentro il supermercato, ma ce l'avete fuori. E allora mi chiedo, non avevamo detto di riallungare gli orari, ad esempio, dei supermercati? Ecco, vedete, ci sono tante cose in questa fase 2 che vanno messe a posto, e l'altra cosa sono i trasporti pubblici. Allora, qualcuno stamattina dice: ma probabilmente il comune inviterà gli autisti a saltare le fermate quando ci sono troppe persone a bordo. Sì, ma chi deve andare a lavorare? Non si può improvvisare la fase 2 perché ci riguarda tutti. Good morning, Genova.